Supponiamo di avere una composizione che contiene un filmato abbastanza lungo, ma noi in realtà vogliamo lavorare soltanto su una specifica sezione di questo filmato, diciamo da un minuto a 1 minuto e 15 secondi. Allora, la prima cosa da fare è posizionarci esattamente dove vogliamo cominciare a lavorare. In questo punto premiamo B e vediamo che l'area di lavoro è stata ridotta. È possibile farlo anche a mano, ma con B si allinea esattamente al punto in cui ci siamo fermati col cursore. Dopodiché noi vogliamo terminare, vogliamo lavorare solamente sulla sezione che va da 1 minuto a 1 minuto e 15, per cui di nuovo selezioniamo con precisione il nostro punto e premiamo questa volta N. Anche qui è possibile gestirlo a mano, ma così è semplicemente più preciso e più rapido. A questo punto, se ci posizioniamo sull'area di lavoro e premiamo tasto destro, è disponibile l'opzione tronca secondo area di lavoro. E vediamo che in questo momento la nostra area di lavoro è lunga esattamente come la porzione di filmato su cui vogliamo lavorare. Una cosa in più da notare è che in questo momento il nostro video parte a 1 minuto. Nel caso noi volessimo resettare il timer del nostro video, non dobbiamo fare altro che andare su impostazioni composizione e qui impostare lo 0. E qui automaticamente la durata sarà impostata su 15 secondi. 0,1 è un frame di sicurezza per assicurare la compatibilità anche con sistemi video più vecchi. Ed ecco qui il nostro video comincia a 0 secondi.